ragazzi, mamma mia, bella filante. Poi la lasagna di carnevale, come la fate? Ricetta semplicissima, l'impasto si può fare anche a mano. Ragazzi, la cosa importante, le uova vanno pesate. Io qua ho 6 uova, ma sono piccoline. Per un'idratazione al 55% per questo impasto, le uova devono essere pesate assolutamente. Non fate l'errore come fanno in tanti: ogni 100 grammi di farina un uovo. Le uova non hanno tutte lo stesso peso, ci sono le uova da 50 grammi ai 70 grammi. Mettiamo prima le uova, 30 ml di acqua, 5 grammi di sale, semplicissimo. Ragazzi, ce l'avete il cucchiaione, ve lo dovete comprare. Andiamo a velocità alta a sbattere queste uova. Fai formare la frittata o velocità più bassa e inseriamo la farina man mano a cucciaio. Ragazzi, lasciate un pochino di farina sotto la ciotola, perché adesso questo impasto, quando inizia ad incollarsi al gancio, lo andremo, vedete, è ancora appiccicoso, quindi ha bisogno ancora di farina. La farina restante della ciotolina la mettiamo sul piano da lavoro. Termineremo l'impasto sul piano da lavoro, andando a assorbire tutta la farina che abbiamo conservato sotto la ciotolina. Finiamo di assorbire tutta la farina sul piano da lavoro. Arrivato a questo punto, ragazzi, guardate questo impasto com'è bello morbido. Mettiamolo qui sopra o in pellicola, oppure diciamo una ciotolina sopra. Andiamo a riposare per almeno 30 minuti. Allora, ragazzi, passati 30 minuti, vedete com'è bello morbido. Andiamo a staccare un pochino l'impasto per fare questa sfoglia. Dopo l'impasto non lo lasciare così, o lo riponete in una pellicola o lo coprite di nuovo con una ciotolina, perché altrimenti si secca. Adesso andiamo a stendere questo impasto con l'aiuto della sfogliatrice, o quella a mano, o nel mio caso quella là elettrica. Andiamo a mettere ambe due lati in questo panetto la farina. Andiamo a fare una piccola punta qui sotto per andarla a mettere nella sfogliatrice. Prendiamo prima una più larga, la misura 4. Andiamo a stendere questo panetto, poi stringiamo la misura 3 e continuiamo. Vi ricordo sempre la farina ambe due i lati della sfoglia. Adesso abbiamo messo la misura 1, più piccola, la misura 1, vedete com'è bella sottile questa sfoglia. Le conserviamo nel vassoio, spolveriamo il vassoio di farina, mettiamo le sfoglie non proprio sovrapposte, l'importante è che ci sia la farina. Ragazzi, potete utilizzare anche farina di semola rimacinata. Ragazzi, questo è un chilo di impasto, prendiamo giusto la misura, vedete che ci va bene, facciamo le sfoglie così lunghe. Adesso andiamo a sbollentare l'acqua a scaldare, per andare a sbollentare queste sfoglie mettiamo un pochino d'olio. Andiamo a calare le sfoglie all'interno, così. Giusto dopo un paio di minuti, ragazzi, mettiamole distese, volete, su una ciotola, le mettiamo distese così. Adesso andiamo a comporre la nostra lasagna. Sta gocciolando a terra? Sì. La lasagna di carnevale si fa con il ragù napoletano. Ragazzi, qui devo fare un video apposito per questo ragù, bisogna iniziarlo a fare il giorno prima. Faremo un video solo per il ragù. Qui vabbè, abbiamo la carne del ragù, la togliamo, la mettiamo da parte, non ci interessa. Mettiamo prima un pochino di sugo sotto così, ragazzi. Spalmiamo per bene col cucchiaione. Adesso andiamo a inserire tutta la ricotta in questo sugo. E andiamo a stemperarla. Stemperato questa ricotta all'interno di questo sughetto, ci sta anche qualche pezzettino di carne del ragù. Ok, prendiamo le sfoglie. Già vedete questa sfoglia della teglia, vedete, abbiamo fatto una specie di angolo con questo impasto. Se vedete che qualche pezzo non copre tutta la teglia, andiamo a tagliare un pochino di sfoglia e andiamo a coprire questo buchetto, questo sughetto, che è bello, ragazzi. La mozzarella, le uova sode, ragazzi, che le abbiamo spezzate un pochino, bisogna schiacciarle un pochino a mano. Mettiamo le polpettine, sono fantastica, un bel po', ragazzi, parmigiano si deve sentire, e un bel po' di pepe, ragazzi, il pepe si deve assolutamente sentire. Adesso a sporcare solo di sugo un pochino, poiché già i liquidi della mozzarella si scioglieranno e ci daranno umidità. Continuiamo con tutte le altre sfoglie, copriamo per bene lo strato che abbiamo fatto il lato di sotto. Ok, abbiamo completato, vedete,
quando schiacci, ragazzi, esce proprio il sughetto, vedete, nei laterali. Ricoprire con tutto questo sughetto tutto il parmigiano restante. Ovviamente per la lasagna di carnevale c'è bisogno della sfoglia riccia. C'è fare la sfoglia bella fresca, che ha un bel sapore, che la fa lo zio. Andiamo a spolverare di pepe. Adesso andiamo a cuocere con forno preriscaldato a 200 gradi. Questa qui deve cuocere almeno 40-45 minuti. Ultimi 5-6 minuti, termoventilare in modalità grill per fare la crosticina sopra. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, bella filante. E voilà, lo zio vi ha fatto contenti, mi avete chiesto la lasagna di carnevale e lo zio ve l'ha fatta. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, questo sugo all'interno, viene assorbito tutto il sughetto, bello, queste uova sode. Ragazzi, è un pochino pesanduccia, lo so, questa parmigiana, però a Napoli così la fanno e lo zio così la fa. Quindi non dite che è pesanduccia, perché lo sappiamo già che è pesante. A noi napoletani ci piacciono le cose pesanti. C'è addirittura chi ci aggiunge il salame e la fa ancora più pesante, ragazzi, ma stiamo scherzando. Guardate qui che spettacolo, questa mozzarella filante che abbiamo messo all'interno. Un'esplosione di gusto e sapori. Usate la pasta fresca, ragazzi, mano in pasta, vi raccomando. Il sapore della pasta fresca ha tutto un altro sapore, è molto molto ma molto buona. E che ve lo dico a fare, che qui la scarpetta è proprio d'obbligo. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Adesso mi mangio questa bella polpettina. Ciao.